gesto anche il viso molto simpatico, è un signore inglese che vive però in Italia, vive nel nostro paese e fa l'insegnante d'inglese. Non ci sarebbe nulla di strano in tutto questo se non fosse che questo professore non insegna nelle scuole, in una scuola normale con i banchi, le cattedre, la lavagna, ma insegna sui treni. È il primo insegnante ferroviario della nostra storia, è il signor professor Stephen Murrell. Buongiorno professore. Bombetta bellissima. Complimenti per la bombetta intanto, poi parleremo della sua idea. È proprio come noi ci aspettiamo che si vesta un inglese, invece gli inglesi non si vestono assolutamente in questa maniera, vero? No, infatti quando ho telefonato a mia mamma dimandami un bombetta, l'ho cercato per 3 mesi. Affino è andato in negozio dove suo padre andava e loro hanno detto: mi dispiace signore, non abbiamo venduto per 15 anni. Ma sono 15 anni che a Londra non si vende una bombetta, ma non, insomma. Anche per pulirlo, la lavanderia 6 mesi fa. È un po' complicata. No, 6 mesi fa ho cercato di pulirlo, tutte le lavanderie italiane hanno rifiutato di accettare. Beh, le lavanderie italiane, mia mamma, hanno pulito. Poca pratica di bombette, sì. Le lavanderie italiane, lei ci deve scusare, capire, avesse portato una canottiera gliel'avrebbero fatta bene, però la bombetta non è proprio... Ma ne ho una anch'io, Carrapone! Scusi, ma per dimostrare che noi siamo all'altezza. Vede, vede, ecco grazie, qua. La mia bombetta. Mi raccomando, io ci tengo. Vede. Vede, questa è la mia, è pelosa, è il modello peloso. È leggermente, sembro uno della City? No, Ma lo dica, sembriamo Staglioli, è meglio che ce la cosa mi dici mai? E lei somiglia? No, sembriamo Staglioli, non è serio. Abbiamo anche una certa somiglianza fisica nel fare le stupide. No, leviamocela! La bombetta la mettiamo qua, non no, si no, fa, no, il comitato creativo invece, signor Morale, stavate così bene, perché? Ma come così bene? No, sembra, no, non posso associare all'immagine anche il professore una persona seria, ma io sembravo scemo. Non voglio dire di lui, perché è un ospite, però... Lei è sempre... Le ridò l'ombrello. Graziosissimo. Però... Poi è moscia questa, non è questa, questa è bella, una bella, poi dopo casomai facciamo cambio, ce la scambiamo. Oh, lei è inutile che le chieda se è inglese, veramente, perché si vede, è proprio inglese, è inglese, di dov'è lei? Sono di Harlow, sulla periferia di Londra. Harlow, sì. Harlow la conosco, sta a metà strada verso Cambridge. Esatto. Andando a Cambridge, sì. Sono pochi chilometri da Londra, no? Sì, 30 chilometri, quindi è proprio inglesissimo. Sì, sì. E come mai ha deciso di venire nel nostro paese? Mi hanno offerto un lavoro a Genova, sono andata lì e ho piaciuto l'Italia, ho deciso di rimanere qua. Ecco, e quindi una volta nel nostro paese ha cominciato a viaggiare, per motivi di lavoro viaggiava e prendeva spesso il treno. E proprio sul treno un giorno ha avuto un'idea, una folgorazione le è venuta. Io sempre volevo imparare italiano, come sentavo bisogno, e ho pensato che sarebbe bello di studiare italiano sul treno, che è proprio impossibile, ma dopo di quello ho iniziato di guardare le genti che erano lì, facevano i crociverbi, non facevano nulla. Ho pensato che forse loro piacerebbe di studiare inglese. E quindi abbiamo scritto alla ferrovia, alla divisione di trasporti locali, ha chiesto se sarebbe possibile di organizzare un corso di lingua per pendolare su treni. Ecco, lei dice, la gente passa tanto tempo, sì, sul treno, tempo che in genere appunto si perde nel leggere il giornale, esatto. Non si fa nulla di importante. Ecco perché non organizziamo delle lezioni. E le ferrovie, ecco, guardate, abbiamo un filmato. Guardate che cosa fa questo. Bedroom. Questa è una lezione. Right. How do you say bagno? In this box. B is the toilet. What's room C? Bedroom. Good. Room D? Kitchen. Room E? Hall. Hall. Everybody. Hall. Good. Hall. And room F? Living room. Yeah. So what you've got to do now in the second box. È carina come idea. È molto carina.